parliamo di marketing diretto. Il marketing è un costo che per una startup molto spesso fa fatica a permettersi, soprattutto prima di raccogliere capitali. Cioè, già c'è il problema di pagare le persone, quello devi pagare. Il costo più grande è pagare le persone. Il marketing ti devi arrabattare. Quindi all'inizio abbiamo fatto tantissimo marketing diretto, cioè cercavamo un travel blogger, cosa fai? Ti raggiungi un DVD di travel blogger e scrivi a tutti i travel blogger. Funziona bene, poco scalabile. Quando abbiamo raccolto i soldi, abbiamo iniziato a fare AdWords, a usare AdWords, uno strumento che io conosco bene, ho usato tanti anni, quindi andava bene provare AdWords, però abbiamo visto che nel nostro settore in realtà non pagava tantissimo AdWords, non aveva delle buone metriche di conversione. Allora, quello che ti dico, la verità è che quello che per ora ha avuto i migliori risultati è stato partecipare alle fiere di settore, cioè andare a quegli eventi legati al travel, dove ci sono tutti gli operatori che vanno da Alpitour a Expedia, passando per gli alberghi. Ce ne sono in Italia 3 molto importanti, in Europa altri 4, noi per ora abbiamo fatti 4 di questi eventi e sono state queste hanno innescato la vera crescita. Cioè perché lì, perché? Perché siamo un B2B. Cioè se tu sei un B2B puro e hai pochi soldi, investire in marketing sul B2B è online è complicato. In questo modo qua invece è stato relativamente semplice riuscire a parlare con tanta gente di aziende veramente rilevanti che stanno diventando nostri clienti. Alcune sono già diventate e altre ci stiamo parlando. Però con questi comunque devi passare da un contatto diretto, cioè ti ci devi interfacciare.